Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è il diabete. Il diabete, nella pratica comune, si riferisce a diabete mellito, cioè dolce, nome dato dagli antichi greci per la presenza di urine di tale sapore. Il diabete è una malattia cronica, caratterizzata da un eccesso di zuccheri, glucosio, nel sangue, detta iperglicemia, che è dovuta a un'alterata quantità o funzione dell'insulina. Tutti gli zuccheri semplici e complessi, che vengono assunti attraverso l'alimentazione, vengono trasformati in glucosio, grazie alla digestione. Successivamente viene rilasciata l'insulina in modo da far entrare il glucosio nelle cellule. L'insulina è un ormone prodotto dalle cellule del pancreas, che ha la funzione di regolatore dei livelli di glucosio nel sangue, riducendo la glicemia attraverso l'attivazione di alcuni processi. Quando questo meccanismo è alterato, il glucosio si accumula nel circolo sanguigno e si parla quindi di diabete. Esistono diversi tipi di diabete? Sì, esistono varie tipologie di diabete che vengono suddivise, secondo la nuova classificazione, in tre tipi. Diabete di tipo 1, diabete di tipo 2 e diabete gestazionale. Diabete di tipo 1 riguarda circa il 10% delle persone con il diabete e in genere insorge nell'infanzia o nell'adolescenza. La causa è dovuta al malfunzionamento del sistema immunitario, in quanto, riconoscendo come estranee le cellule beta del pancreas, le aggredisce e le distrugge. La conseguenza è che le persone affette da questo tipo di diabete, tutti i giorni, per tutta la vita, devono fare iniezioni di insulina. Diabete di tipo 2 rappresenta circa il 90% delle persone con il diabete ed è appunto la forma più comune. La causa è dovuta al fatto che anche se il pancreas è in grado di produrre insulina, o non è in quantità sufficiente o le cellule dell'organismo non riescono ad utilizzarla. In genere, la malattia si manifesta dopo i 30-40 anni e ci sono numerosi fattori di rischio legati alla sua insorgenza: familiarità per diabete, scarso esercizio fisico, sovrappeso. La cura per il diabete di tipo 2 parte dalla correzione delle cattive abitudini, per poi passare, la maggior parte delle volte, all'assunzione di farmaci per via orale. Diabete gestazionale. Compare generalmente nella gravidanza e colpisce circa il 4% delle donne incinte. Alcuni ormoni prodotti dalla placenta possono arrestare l'azione dell'insulina. È anche possibile che ci fosse già una preesistente intolleranza glucidica, smascherata poi e aggravata dallo stress della gravidanza. Per evitare complicanze della madre e del feto, è necessario che la donna incinta segua un'alimentazione corretta, pratichi un'attività fisica costante e, se necessario, si sottoponga a una terapia insulinica. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.